Ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere due progressioni brasiliane. Siccome avevo già fatto un video che dovete andarvi a vedere prima di studiare questo, andatevelo a vedere, un video di introduzione alla chitarra brasiliana dove spiego il ritmo e dove facevamo poi questa progressione qua. Allora, in tanti mi avete chiesto di fare altri video su questo argomento e quindi di spiegarvi altre progressioni armoniche. Allora, oggi ne vediamo un paio abbastanza semplici, quindi adatte anche ai principianti, dove dovremo tastare le note solo sulle prime tre corde della chitarra e avremo sempre il pedale di re, quarta corda a vuoto. La prima che vediamo è questa. Abbastanza semplice. Allora, gli accordi sono i seguenti. Tanto cogliamo l'occasione per fare anche un po' di teoria musicale e porre un po' di rimedio all'analfabetismo musicale che dilaga purtroppo. Allora, questo accordo che vedete è una posizione di re maggiore che si è spostata. Quindi uno potrebbe pensare, ok, una posizione di re maggiore che si è spostata, la tonica ce l'ho qui, re diesis, mi, fa, è un fa maggiore. No. Questa in realtà non è una posizione di re che si è spostata, questa posizione qui deriva da questo accordo, che è un re minore settima. Quindi prendiamo in esame soltanto le prime tre corde e quindi ci esce fuori questo. Il basso re lo mettiamo a vuoto. Quindi occhio anche quando studiate il cage da capire bene che note mettete dentro gli accordi. Se no uno dice questo è un fa, no non è un fa perché il basso è re. Ok? Quindi in questo caso questo è un accordo di re minore settima, indice, terza corda, quinto tasto, medio, prima corda, quinto tasto, anulare, seconda corda, sesto tasto. Andremo a pizzicare quarta, terza, seconda e prima con pollice, indice, medio, anulare. La ritmica, ripeto, ve la andate a studiare sull'altro video. Poi spostiamo questa posizione indietro di un tasto, di un semitono, e questo diventerà un mi settima basso re, quindi in terzo rivolto con la settima al basso. Quindi perché questa posizione a questo punto deriverà da questa, quindi posizione di do, quindi un accordo di mi. Prenderemo in esame soltanto le prime tre corde, quindi come vedete ci esce questo, il basso re, quindi con la settima al basso, ok? Quindi fin qui abbiamo re minore settima, mi settima di dominante, poi questa posizione qua, quindi sol minore basso re, quindi sarà un sol minore in secondo rivolto, scusate. Quindi mini barré di tre corde sul terzo tasto e poi re minore. La posizione di re minore la dovreste conoscere, se no ve la andate a vedere. La ritmica è quella bossa nova che abbiamo visto nell'altro video. Ok? Faccio vedere bene anche la destra. La prima progressione armonica, quindi re minore settima, mi 7 basso re, sol minore basso re, re minore. La seconda, facciamola così, è molto simile, però la articoliamo in questo modo: re minore 7 come prima, poi questo accordo che è il mi 7 come prima lo facevamo così, ora invece metteremo al canto, cioè la nota più acuta dell'accordo, il si.
Quindi questo sarà indice, terza corda, quarto tasto, medio, seconda corda, quinto tasto, mignolo, prima corda, settimo tasto. Quindi... ok? Poi andremo a questo accordo, quindi una posizione di Re 7. Questo diventa un La 7 basso Re. Quindi fin qui è Re minore settima, Mi settima, basso Re, La 7 basso Re, e la chiudiamo sul Re minore, quindi mini barré di tre note al 12, al decimo tasto, scusate. Quindi sempre questa nota pedale, questa quarta corda che fa da pedale basso, che fa da pedale sempre uguale attraverso tutti gli accordi. Quindi abbastanza semplice, cioè sostanzialmente ragazzi, tastate le note sulle prime tre corde e il pollice sempre quarta corda vuoto. Termine pedale, ve lo dico così, deriva dall'organo, perché gli organisti hanno anche i pedali e spesso, quindi potendo tenere le note lunghe l'organo, spesso veniva utilizzata questa tecnica di tenere dei bassi tenuti proprio col pedale, tenuti schiacciati, che vanno a prolungarsi sotto gli accordi, cioè gli accordi si muovono nelle voci superiori e il basso rimane fisso, come in questo caso appunto. Ragazzi, quindi potete anche unirle. Un bel esercizietto molto estivo per il caldo, vi mettete un bel cappello di paglia, andate nell'orto e vi suonate le vostre due progressioni armoniche brasiliane sul ritmo bossa nova, che vi invito, ripeto per la terza volta, ad andare a studiare sull'altro video. Ciao, alla prossima.